stadio Luigi Demme di Scandale, la Cilana ha appena battuto la squadra locale per 2-0. Siamo con mister Caputo, allenatore in seconda della Cilana, in quanto mister Del Mogine è squalificato. Mister, come ha visto questa partita? È stata una buona partita da parte dei nostri giocatori, hanno dimostrato la posizione che meritano in classifica, però di fronte avevamo una squadra molto ben organizzata. Mister Castagnino conosce il suo lavoro, però noi siamo una squadra costruita per vincere il campionato. Abbiamo avuto alcune difficoltà, ma poi siamo riusciti a segnare con il furetto Dante, che sta diventando quello che tutti conosciamo. Poi c'è il nuovo acquisto Casciaro, che è di categoria superiore. Non era un campo facile, noi dovevamo vincere quasi obbligatoriamente. Grazie all'impegno dei giocatori ci siamo riusciti e aspettiamo buone notizie dagli altri campi adesso. Quindi ammette insomma che lo Scandale ha giocato bene, vi ha messo in difficoltà? Sì, specialmente nella fase centrale del primo tempo è uscita bene, ha portato palla avanti, ci pressava alti, nella parte centrale del primo tempo ha giocato pure bene. Poi all'inizio del secondo tempo c'è stato un grosso intervento di Di Gennaro, il nostro portiere, ma poi la partita per lo Scandale secondo me è finita lì con l'ingresso di Casciaro, la seconda rete, i giochi sono stati fatti. Merito alla squadra di San Giovanni in Fiore per il 2-0, ma merito anche allo Scandale per aver disputato un'ottima partita. È una persona onesta, lei con i sei e con i mano si fanno le partite, però prima del 2-0 c'era stato il fuorigioco a Lucanto che poteva essere l'1-1. Il problema di queste categorie è che il guardalinea non c'è. Anzi, abbiamo trovato oggi un arbitro abbastanza corretto. È una mia battaglia riguardo lì. Abbastanza vicino all'azione. La partita poi è stata una partita tranquilla, non ci sono stati scontri, signorilità da ambedue le parti. E purtroppo senza guardalini è difficile. Certo. Per me, chiedo scusa, e gli arbitri che arbitrano in terza, in seconda e in prima categoria sono i migliori di tutti. In Serie A ce ne sono sei, questi soli. Da soli. Certo. Ma proprio oggi sul quotidiano della Calabria c'è una pagina intera sugli arbitri picchiati, che sono già stati tanti in questo campionato, ma speriamo che non accadano più queste cose. Complimenti intanto per la tifoseria, che anche al 97esimo continuano ad urlare. Il nostro uomo in più, la tifoseria. Sicuramente, ci avete stonato oggi. Due giocatori della Cilana, tra gli altri ai più, e due dello Scandale. Allora, Casciaro che ha segnato e Roberto Gagliardi per la Cilana. E poi ne devo aggiungere un terzo, perché Danti oggi è stato proprio incontenibile per 90 minuti. Per lo Scandale il numero 10, non mi ricordo il nome, è il numero 11, Scalise. Scalise Fortunato Mauro. Scalise Fortunato Mauro sopra gli altri. In bocca al lupo, mister. Crepi, grazie.